Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi farò la reaction al vecchio video che è stato fatto un anno fa del mitico Roberto Doppiotutto in collaborazione anche con gli Street Gorilla, che Roberto Doppiotutto è un doppiatore e ha imitato me facendo gli scherzi telefonici usando questo suo talento. Ha fatto questi scherzi a Michael Spampinato e ad Andrea La Rosa, era un video vecchio comunque, e voglio condividere con voi la reazione, il mio pensiero, quello che provavo in quel periodo, ecco. Intanto intro e iniziamo. Già dal titolo, quando mi chiamano Gaggi con la Y, ho sempre detto che non mi piace essere chiamato Gaggi con la Y, ma Gaggi con la I. Però beh, iniziamo bene. Sì, ciao, io stavo cercando Michael. Guarda che ha sbagliato il numero, mi spiace. Sono Gaggi. Ha sbagliato il numero. Ho trovato la chiamata sul mio numero, per quello. No, è impossibile. Non è possibile, se no come faccio a chiamarla? Grande. Non saprei dirle, ma da questo telefono non è stata fatta nessuna chiamata. Ma sai chi sono io? Sono Gaggi, sono campione russo Italian's Got Talent, ho fatto bandiera con Belen, grande. Ma chi è lei poi? Aspetta però, cioè mi ha attaccato così in faccia. A parte che non sapevo chi era, non so se era la sua manager o... Non so chi hanno proprio chiamato, volevano arrivare a Michael, magari hanno sbagliato numero. No, comunque mi fa ridere la cosa che usa sempre grande. Cioè ogni tanto dico questa parola, ma lui mi sa l'ha estremizzata un po', eh. E ha estremizzato un po' l'egocentrismo, non sono così egocentrico, però vabbè. Andiamo avanti. Ma ho sbagliato a scrivere il numero. Grande. Pronto? Michael, ciao, sono Gaggi, scusa se ti rompo 5 minuti. Ciao, perdonami. Ciao, grande. No. Non avevo il tuo numero. Ah, no, grande, scusa, mi sono fatto dare il numero da Simone, grande. Ok, grande, non ti preoccupare. Cioè, hanno fatto pure il tin al numero di grande in cui ha detto. Cioè, iniziamo a contare i grande, come l'avevo detto io. Cioè io non dico questa parola così spesso, non so come mai me l'ha estremizzata così tanto. Il nostro Gaggi decide di parlare del più e del meno con la nostra vittima. Andiamo. Mi è capitato di vedere qualche video, sì, ultimamente meno, ti dico la verità, però qualche mese fa un po' di più, visto che ero cato col piede rotto. Ti sei rotto? Grande. Ad agosto. Ah, anch'io sono appassionato di auto, ho una Giulietta veloce. Infatti volevo chiederti se secondo me era meglio fare un video con le macchine, tipo che io faccio la planche sulla macchina. Quindi se io tipo faccio la planche sulla tua macchina, si potrebbe fare? Sì, qualcosa la organizziamo. O sulla moto, tanto io riesco a farlo. Dobbiamo aspettare sicuramente il nuovo anno. Grande. Siamo sei grande. Però mi fa te lo dico proprio così, mi cagavano in pochi, ma adesso che ho fatto Italia's Got Talent, che mi sono messo la Belen sul fianco, da lì grande, poi sono salito, adesso quasi 100k su YouTube. Perché il Cali se lo cagano in pochi, per quello. Grande, sì. Io ti seguo da quando facevi il fitness, però secondo me hai fatto bene a lasciarlo e darti al resto. Sì, però essendo che magari avevi un... No, mi fa ridere uno il grande che continua a ripetere, e poi come dicevo prima, quel lato egocentrico mi sta facendo passare proprio per quello super arrogante. Però Michael non lo conosco, non ci ho mai parlato con lui, quindi è normale che lui, cioè, non possa riconoscere la mia vera voce, quindi normale che ci caschi un po' alla mia doppiata di Doppiotutto. Non ci siamo mai parlati io e lui faccia a faccia. Vado avanti. Fisico, tipo, cioè non è che eri proprio come me, capito? Allora magari è meglio che fai altre cose. Sì, può essere, probabilmente. Sì. Cioè io sono molto franco, cioè te le dico le cose, non è che me le tengo. No, ci sta. Poverino. Tutta l'agenda piena. Quindi se tu riesci a dirmi anche indicativamente a metà gennaio, a metà febbraio, a metà marzo, a metà aprile, a metà giugno. Scusa, ho fatto un po' confusione. Ok. Non come te che fai bene, schifo. No problem, guarda, ti direi. Capito, io sono un campione. La differenza è che io sono forte, tu non so. Per quello dobbiamo fare un video per capire se sei forte o meno. Grande. Vedi tu, però. Credo la planche no, la riesco a fare ovunque alla fine. Anche se compro una Vespa, la tengo. La ma tengo perché? So anche impennarla. So fare 360, flick flock. Ok, ho capito. È buon per te. Vabbè, poi lo vediamo più avanti. Non ti preoccupare. Va bene, dai. Dormi tranquillo. Ok, dai, allora ti saluto. Buona serata. Ok, facciamo passare qualche minuto per parlare, Michael, dello scherzo. Ah, ok, adesso gli svelano lo scherzo, vediamo. Uè, Mitch, sono Dome. Oh, mi stai chiamando perché
che c'entra la telefonata che ho ricevuto prima? Sì, esattamente, cioè. Esatto. Oh, mi ha chiamato Gaggi, anche a te? Sì. No, a me mi ha spiegato, no, che vuol fare un video in macchina. E lui fa praticamente la plancia sulla tua macchina, no? E la dobbiamo guidare noi, la tua macchina. Cosa? Cioè, io e Claudio dobbiamo guidare la tua macchina, mentre lui fa la plancia sopra. Senti, ma ti devo fare due domande. Sì. La prima, ma lui sembra, cioè, lui è così strano come mi ha risposto al telefono. Seconda, che ti dico è, state facendo un video per caso? Io all'inizio credo fosse vera, non scherzo. Non lo conosco Gaggi, per cui non sapevo come reagiva, ma i video in realtà io li vedo, i suoi, non tutti, devo essere sincero. Ma sì, è qua, no, ma infatti è qua con noi Gaggi in live. Sì, ciao. Ma immaginavo. Grande, scusa Michael, scusa, non c'è nel rancore, hai capito? Ma figurati, ma a sto punto so almeno che è stato divertente. Però mi è un po' snobbato, ho capito, anche il fatto di farla Detto io sono forte, tu no, io e tu no. Comunque ancora. ci sei cascato alla grande. Ma che cazzo, ma non è vero, ho chiamato. Sì, ci sono le prove, abbiamo le prove. Sì, qua stava svelando già Roberto col telefono che stava facendo, gli stava mostrando un video live che era lui, in realtà non ero io. Terzo ed ultimo livello, mettere zizzania tra due atleti fitness youtuber. Gaggi alla rosa. Pronto? Sì, ciao Andre, sono Gaggi. Io volevo chiederti una cosa. Ti andrebbe di fare un video? Il problema è che io sto qua a Roma. Ah, dove stai? Scusa. Che infami. Sì, sto a Roma. Ma ti andrebbe come cosa? Non è una, cioè, nel senso, non per qualcosa, però ti ripeto, volevo definire una volta per tutte questa storia, capito? Sì, sei un allenamento normale. Sì, no, beh, skill per forza, non faccio endurance. Ma puoi definire che cosa? Cioè, non è che c'è stato chissà che cosa tra le due. A parte che abbiamo già registrato dopo, più avanti, questo è un video vecchio, ripeto. No, comunque veramente mi sta facendo passare proprio come se avessi avuto un conflitto proprio personale, proprio di vita e morte, proprio... Cioè, mi sembra tipo Vegeta che ce l'ha sulle spalle della sconfitta contro Goku, non so. Neanche tu planche. Ho visto che però, ad esempio, tu ti sei tipo infortunato, non stavi tanto bene. Non vorrei che, capito, magari, cioè, scusa se te lo dico, però magari tengo più io la full planche, capito? E tu un po' meno. Vabbè, che fa? Sì, no, è per capire a che grado sei di male, capito? Tante persone adesso stanno dicendo che praticamente sono io il più forte per quello. E allora volevo fare appunto questo video. Ma perché? Cioè, Andrea più o meno mi conosce, sa come sono la mia voce. Cioè, davvero ci cascate da doppio tutto? Io parlo veramente come lui? Boh, a me sembra diverso come imitazione. Mi trovate veramente così uguale? Non so, io pensavo che Andrea se ne fosse accorto che non ero io veramente, non so. La prima volta quando è uscito quel video ho detto no, ho messo già le mani sui capelli. Quando c'era Andrea ho detto no, speriamo che non dica cavolate. Ne sta dicendo. Comunque mi sento veramente cringe ogni volta che riguardo questo video. Vabbè, andiamo avanti. Sai com'è la gente, lo sai com'è la gente, no? A me mi stressano però, lo sai com'è la gente? Io li vedo al parchetto, loro mi dicono sempre, fanno paragoni, sei più forte tu, è più forte Andrea. Non so se adesso hai visto qualche mio video recente, sono diventato veramente grosso, cioè ho superato gli 82 kg. Nonostante quello faccio ancora reverse muscle up come se nulla fosse... Cioè, no, non è perché, non è per vantarmi, però sono forte, cioè, capito? Ho vinto gli internazionali, cioè i nazionali, scusa. Sì, infatti in questo video spero tanto di metterci un punto definitivo, magari è la volta buona che ti umilio. No, grande scherzo. Che bastardo. Comunque, un po' di tempo fa mi ha chiamato pure Alessandro Conti, non so se sta in contatto. Conti è scarso, cioè Conti l'ho battuto, è grandissimo, ma lo umilio. Sì, no, non c'è... Tu che vuoi fare? Io penso che fa più invece tipo un blotto quello. L'importante è che spacco, devo spaccare. No, ma alla fine non ce n'è per nessuno. Andrea è bello, bravo, onesto. Adesso il top in Italia. Per quello ti ho chiamato, perché so con chi parlo e tu sai con chi parli. Perché? Voglio dimostrare in questi video che posso umiliare chiunque. Perché? Compreso. Allora, beh, da questo punto direi che non mi interessa fare un video del genere. Ma le sfide sono fatte per essere battute. Io sono andato, mi sono messo in gioco andando a Italian's Got Talent. Se ti fa una sfida per quello che stanno a gare. No, no, io ti devo proprio scassare. Cioè, se il video che ti scasso bene, se no niente, me ne sto a Milano. Cioè, alla fine ci stringiamo la mano a fine video, anche se perdi. Ma no, ma non c'entra quello. Forse Andre, perché hai paura un po' di perdere per quello. Dai, cazzo, sto battuto 3 volte. Non è. Ok. No, niente, vabbè, a parte quello è diventata proprio un meme quella frase lì. No, man mano che si stava scaldando la situazione, man mano che Andrea se la prendeva sempre di più, cioè io mi sentivo sempre più in cringe quando guardavo questo video, ho detto no,
Cioè, speriamo, dai, digli subito che è uno scherzo, non continuare, quello lì continua a lanciargli proprio benzina sul fuoco. Cioè, non avevo il coraggio di guardare tutto il video. Ho detto, speriamo che almeno a fine video lo dicano, cioè, se finisce così, ciao. Sì, ma 3 volte rubate. Senti, tu contatta qualcun altro se non vuoi fare delle sfide. Se tu vuoi fare un blog normale, chiami a me, capito? Sì, ascolta però. No. Pronto? Minchia, mi ha attaccato. Attaccato. Aspetta, Andrea ha chiuso in faccia il nostro Gaggi con la Y ancora, ma la chat di Twitch ne voleva ancora. No, basta, Rosa, basta. Rosa, figa, Ok. abbiamo esagerato. Rosa è lì che sta allenando. È lì che fa full plan. Bellissimo, cioè, ha iniziato ad allenarsi subito dopo questa chiamata. 2000 anni dopo. Non dice anche Andrea, Ciao, dai. che mi sei a fare uno scherzo. No, prima mi hai appeso, non devi farle queste cose perché Ah. poi mi... Scusa, stiamo parlando tranquillamente, perché devi fare così? Non Dai. Ma come tranquillamente no? così. Scusa, cos'è che ho detto? Dai, dimmelo. Mi hai detto Ancora. così ti umilio. Tu non mi devi dire queste cose neanche per scherzo. Non mi interessa se stai a fare un video per YouTube. È perché sono stressato, non dormo la notte su sta roba. Allora fatti una camomilla. La camomilla non mi piace, al massimo il tè verde. Dai, calci, tanto sono beccato. 5 minuti dopo che sei chiamato, ho detto sicuro stavo a fare uno scherzo. Ehi, Andrea, sono Simo del Brain, cazzo, scusa, per Cioè, Gaggi. almeno Guarda, io Simo sono passato 2 minuti dopo, riconoscere la voce. Esatto, sì, ma infatti gli ho detto non dirle quelle cose, cazzo, però lui, sai, sempre si è fatto prendere per quello. Ci sono cascato pieno e Niente, adesso ti passo gli artefici perché alla fine. niente. Andre, Gli siamo gli Street artefici. Gorilla. Dove c'era Zampino vostro? cazzari. Povero Gaggi, non c'entra niente ovviamente, non è neanche qua. Grande Andre. Ciao. Ciao. Dai, va Ciao, bene. Niente raga, lo scherzo, vabbè, è andato a buon fine con Andrea soprattutto. No, ma infatti se il video è stato pubblicato più avanti, pochi giorni dopo, se no penso che mi sarebbe arrivato un messaggio privato da Andrea il giorno stesso se qualcosa fosse andato storto, non so, mi avrebbe scritto su WhatsApp, non so. Niente, comunque con Andrea sono in buoni rapporti. Con Spampinato non ci siamo mai sentiti, non ci siamo mai parlati, lo conosco di fama così, ma non l'ho mai visto. Quindi... Cioè, sarebbe un piacere anche conoscere con lui o fare qualche video insieme, ecco. Con Andrea ho già registrato, più avanti se andate a vedere. E niente. Per oggi è tutto, ci vediamo al limite alla prossima reaction. Farò la prossima reaction dove hanno imitato sempre me facendo gli altri scherzi telefonici. E intanto noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.